Allora, buongiorno, siamo qui negli orti di Via Fiume Lambro di San Donato Milanese e i vari ortisti di San Donato ci hanno segnalato che nell'orto di Valentino Stocchino c'è una grossa novità e noi siamo venuti qui per vederla. Buongiorno, benvenuti Allora, ci faccio vedere questa novità. nel mio orto. Sì, vi faccio, se si riferisce a questa novità che è questa, appunto un albero di pomodoro, innestato, che è un doppio innesto a melanzane, come vedete produce i pomodori, le melanzane, che sono melanzane di vario tipo, che sono, questo è un altro tipo di melanzana lunga, mentre questa è tonda, in più produce anche peperoni, che è questo, cioè un punto di innesto. Come vedete c'è il punto di innesto al pomodoro da dove parte la melanzana. Sia questo è il punto di innesto, appunto, come tipo di innesto è un innesto a gemma. Tra la gemma e l'ammarsa, però, cioè, l'ho dovuto fare ammarsa corta, in modo che, come è difficile strappolare la gemma dalla melanzana, ho usato l'ammarsa, che l'ammarsa consiste in un pezzo praticamente della melanzana, però anziché mettere l'ammarsa, di solito si mette di circa 10 cm, gliel'ho inserita da 2 centimetri circa, in modo che, perché se la mette troppo lungo è difficile che lo prenda, perché, cioè, si sa, con il caldo, troppo caldo, non riesce a tenerlo, mentre invece un occhio o scudetto piccolo lo accetta più facilmente. Infatti qualcuno degli inneschi che ho fatto con la gemma lunga non me l'ha accettato perché Ok, si è seccato prima. ma e Ecco, quindi questo. noi vediamo che questa pianta è molto alta rispetto a delle piante, diciamo, comuni di pomodoro. Sì, perché diciamo che ha Ci sono, diciamo, dei vantaggi ad avere una pianta così alta rispetto a una normale, oppure è i stato un po'... vantaggi sono tanti. Fa parecchi, diremmo così, sia perché produce 7-8 volte tanto, anche 10 volte tanto come peso di pomodoro, sia, e anche la qualità, ma inoltre produce anche altri ortaggi, produce 3 ortaggi, che in totale sono 3 ortaggi diversi, la melanzana e anche Il il peperone. peperone, per cui i vantaggi sono questi, insomma, perché si potrebbe addirittura piantare in un vaso anche sul terrazzo o balcone di casa, volendo, cioè certo non così alto, magari ottenendola, per cui ci sono Quindi questa tanti pianta vantaggi. così alta è anche molto più È molto più resistente resistente anche agli al sì insetti. sì anche agli insetti e appunto. Ecco, vantaggio come produzione anche, perché ha prodotto molto. Quindi questa pianta quanto tempo ha? Questa pianta adesso ha circa 6 mesi dal trapianto che ho fatto, quindi circa 6 mesi, che ha prodotto molto, insomma. Ora penso che stiamo giungendo alla fine, perché come vedi ha raggiunto una. Mi trovo anche in difficoltà a raggiungere l'apice mio, Ma e qua. quindi questo tipo di innesto è un innesto, diciamo, un po' raro, non è un innesto comune? Sì, non è tanto comune, bisogna distinguere
l'innesto a gemma normale, a scudetto, con l'innesto a marsa, che è la solita marsa che si usa anche con innesti più complicati, innesti a corona, per esempio, lo stesso Ad pezzo. Per cui, esempio, se noi comunque, volessimo riprodurre il porta innesto, come potremmo fare? allora, Dovremmo partire da qualcosa. ecco, qui dobbiamo, siccome è difficile avere il porta innesto, perché il porta innesto è una pianta tropicale che cresce in Brasile, anche Thailandia, e cresce in altri paesi, che qui, specialmente nella pianura padana, specialmente a nord Italia, è difficile da coltivare, da allevare e da riprodurre, perché c'entra la situazione, diciamo, climatica della zona. Ecco, la pianta è questa, e quindi questa pianta non tollera il freddo, cioè il freddo invernale. In pratica la cuoce, la pianta muore, perché è come il pomodoro, come le melanzane, quando arriva il freddo, diciamo, la prima gelata, si sente. Per cui, per avere questa pianta, molti la ottengono anche tramite seme, che noi non abbiamo, vedo che li chiedono, però la scoperta importante, qual è di questa che ho fatto? Che l'ho estrapolata dalla porta innesto iniziale, tramite pollone, l'ho sollecitato in modo che mi è venuto fuori un ramo, un pollone, e ho scoperto che si può riprodurre per talea. Quindi a noi non servono più i semi. Questa pianta, se riesco a tenerla in vita e crescere in un ambiente caldo, l'anno prossimo posso anche riprodurre altre 10-15 piante, per cui è già ottimo il risultato della novità, che la possiamo riprodurre per talea. Attenzione, poi non serve più il seme, e questo è importante. Quindi, siccome poi l'hanno vista e molti me l'hanno chiesta anche, adesso vediamo se riusciamo a tenerla, che resista fino all'anno prossimo. Ok, quindi adesso noi vediamo che qui, a parte questa pianta meravigliosa che abbiamo già visto, ci sono anche tanti altri ortaggi nel suo orto. Sì, ci sono. Cavoli, qua vedo una zucca che è veramente di dimensione Sì, importante. anche questa è una zucca che ho allevato io. In fondo lì è una zucca che si chiama zucca quintale, però non raggiunge un quintale, si vede. Ma occorre anche una tecnica particolare anche per l'allevamento della zucca, perché servono certe tecniche, che bisogna far radicare anche, le mostro qui da qui. Ah, e quanto pesa la zucca? Ma questo non so, perché non ho possibilità di pesarla. Penso, Più o così meno, più occhio e o meno. croce, non lo so, penso che sia intorno ai 30 kg, penso. Non è che possiamo dire sì, perché l'abbiamo presa in due, l'abbiamo portata lì, sarà intorno ai 30 kg. Ma lei per questo orto usa tutte tecniche naturali per coltivare gli ortaggi? Tutte tecniche naturali, cioè attenzione, come concimi chimici o altre robe, non entrano in quest'orto per niente, cioè entrano soltanto acquisto sul mercato, che ci sono stallatico naturale, che tutti i prodotti consentiti per l'agricoltura biologica, per cui non altri, anche su tutte le mie piante, diciamo così, dopo il trapianto distribuisco un po' diciamo, dello stallatico normale che compriamo sul mercato, tutto, come ho detto prima. Quindi
adesso vi mostro qui anche un'altra zucca. Questa è una zucca diversa, di un altro sì, tipo. è diversa. In pratica si chiama proprio il suo nome, che è Atlantic Giant, che è una zucca gigante. E questa quanto pesa Questa rispetto all'altra? è una zucca che può raggiungere anche 700-800 kg. Però siccome l'ho avuto il seme molto tardi, a giugno, e siamo un po' in ritardo, può È darsi che non ce la ancora una fate. bambina, Sì, è ancora una diciamo. bambina. Quindi, poi c'è una tecnica anche di sotterrare, come vede, i tralci, che sono tutti sotterrati, perché nell'internodo dei tralci fa radici. Cioè genera radici dappertutto, che poi ci dà una forza enorme che si concentra solo su una zucca. Diciamo che la tecnica, se vogliamo che la zucca diventi grossa, è lasciargliene una soltanto, che tutta, diciamo così, la forza della pianta si concentra su quella. Va bene. E quindi sì, altre cose, diciamo così, così non è che ci sono. Allora io la ringrazio tanto per questa visita interessante, questa lezione, diciamo, sugli ortaggi. Torniamo un Niente, attimo grazie a alla voi. pianta, diciamo, più Sì, particolare sì. di questo orto. E poi vorrei fare un'ultimissima domanda per sapere lei queste informazioni che ci ha dato riguardo a questa pianta così, diciamo, speciale. È disposto magari a insegnarle così anche a degli altri ortisti? Sì. Non mi porta nessun disturbo, perché posso insegnarla qui a chiunque abbia, o dare spiegazioni. Le mie modeste esperienze sono a disposizione di tutti, perché già ho avuto modo, anche molti me l'hanno chiesto, ho detto in modo che tutti possano anche, non voglio dire copiare, ma ripetere quello che è stato da me realizzato Certo. qui, insomma. Allora noi la ringraziamo molto per questa Niente, grazie, intervista grazie a voi, e tanti auguri arrivederci. per Grazie, nuovi ortaggi. Grazie. grazie, grazie e buon orto a tutti.